Sono tornate le uova, professore. Cosa facciamo oggi? Oggi vediamo una tecnica che è stata introdotta dal nostro Carlo Cracco, chef italiano con un ristorante a Milano. Si chiama l'uovo marinato. Scientificamente è una tecnica di pseudocottura dell'uovo basata di nuovo sulla denaturazione delle Non proteine. adopera del calore, Di insomma. nuovo è una tecnica a freddo. Allora, cominciamo subito e poi spiego cosa succede. Questa è una tecnica abbastanza lunga, avremo bisogno di almeno 3 ore, per cui preparatevi con un po' di pazienza. Separiamo un tuorlo dall'albume ed utilizzeremo solo il tuorlo. Nel frattempo, in questa ciotola abbiamo una miscela in parti uguali di sale e zucchero. Eliminate completamente l'albume. Qualora dovesse esserci una traccia di albume, È anche come quello avere dentro. un tuorlo cotto con uno sporco di albume attorno. Ok, Comunque si perfetto. denatura. Adagiatelo lì sopra e adesso cospargiamo la solita miscela di sale e zucchero in parti uguali sopra il tuorlo in modo da coprirlo completamente. Perfetto. Ok, versiamolo anche tutto. Adesso lo mettiamo a riposare. La dose è abbondante. Allora, cosa succede? Il sale e lo zucchero sono entrambi fortemente igroscopici. Vi sarete accorti che, lasciati in atmosfera umida, tendono ad assorbire tantissima dell'umidità dell'aria. La stessa cosa fanno con il nostro uovo, assorbono l'acqua del tuorlo. Le proteine vivono in acqua, nel momento in cui cominciamo a sottrarre acqua, le denaturiamo, ovvero iniziano a srotolarsi e ad intrecciarsi, cioè coagulano. In questo modo abbiamo un effetto di indurimento simile a quello prodotto dal calore nella parte esterna dell'uovo. Il tempo serve a far progredire questo effetto verso l'interno, quindi se lo lasciamo pochissimo tempo avremo semplicemente uno strato più secco e quasi cotto nella parte più superficiale. Se lo lasciamo tanto tempo questo effetto arriverà fino al centro. E adesso pazienza ed aspettiamo. Professore, sarà pronto? Quanto tempo è Sì, passato? sono passate 4 ore, diciamo che la consistenza sarà ideale per l'insalata che vogliamo preparare. Il nostro uovo avrà una certa consistenza Delicatezza. solida all'esterno, mentre dentro dovrebbe essere rimasto cremoso e morbido. Cominciamo ad eliminare lo strato superiore di sale e zucchero. Comincio a intravederlo. Ok, intanto qualcuno si chiederà perché sale e zucchero. Funzionerebbe anche con il sale solamente, ma il sapore salato sarebbe troppo forte. Quindi lo zucchero lo introduciamo per ingentilire questo sapore. Ecco il nostro uovo che comincia a comparire. Vedete che è cambiato anche il colore, è decisamente più intenso. Lo raccogliamo delicatamente, lo laviamo giusto un attimo in acqua per togliere l'eccesso di sale. Benissimo, e a questo punto il nostro uovo marinato è pronto. È solido. Lo mettiamo al centro di una bella insalata che abbiamo preparato con acciughe, pomodori e pecorino. Chiaramente per mangiarlo lo taglierete in due in modo che la parte morbida e cremosa possa fuoriuscire per condire tutta l'insalata. Vediamo un po'. Eccolo qua. Potete anche assaggiarlo adesso. Prego, Maurizio. Com'è? Buono. Avete notato il cambio di Ma sì, proprio. consistenza decisissimo del tuorlo? Parte cremosa Assaggio con un po' di quando lo pecorino. schiacciate esce. Se l'avessimo lasciato un'ora in meno avremmo aumentato la cremosità, lasciandolo qualche ora in più avremmo ottenuto una pasta perfettamente lavorabile. Ed ora nell'angolo dell'alta cucina vediamo una versione più elaborata e più gostosa dell'uovo marinato. Cosa ha preparato oggi il nostro chef? Abbiamo fatto un'insalata di spaghetti integrali con alghe, uovo marinato e un pesce particolare del lago di Como che è il missoltino, pesce fatto seccare. L'uovo marinato viene marinato 6-7 ore e quindi mantiene una leggera morbidezza all'interno perché non coagula completamente, viene marinato
in sale e zucchero, e quindi la pasta viene condita con una normale pasta fredda con olio e abbinata al pesce tagliato molto sottile e a questo uovo, e nell'insieme ricorda molto il caviale. E qui qual è la particolarità che conferisce l'uovo marinato al piatto? Sicuramente la sapidità e questa pastosità tipica delle uova di mare, no? Sono un po' pastose. Mm-hmm.